Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le Fusion 500, ultimo modello top gamma di Asus per quanto riguarda le periferiche audio appartenenti alla serie Asus ROG Strix. Sono delle cuffie da gaming dotate di suono 7.1 surround di retroniazione RGB, compatibili anche con PlayStation 4. Confezione di medie dimensioni di cartone con una grafica in stile Asus ROG, quindi molto aggressiva. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del prodotto e le principali caratteristiche relative al prodotto stesso. Come possiamo vedere, la confezione adotta anche un'apertura abbastanza particolare e interessante. All'interno troveremo una classica Quick Start Guide, delle informazioni relative alla garanzia, un cavo rivestito in treccia di tessuto USB micro USB per connettere le cuffie al PC, è un cavo di circa 2 metri di lunghezza, quindi adeguatamente lungo, abbastanza lungo. Due ulteriori imbottiture, queste in tessuto per eventualmente cambiarla a quelle in similpelle già presenti sulle cuffie. Queste sono magari più ideali per il periodo estivo che si avvicina e quindi per evitare un'eccessiva sudorazione. Infine, troviamo le cuffie stesse che sono le Asus ROG Strix Fusion 500. Dando uno sguardo da più vicino possiamo osservare il design molto classico ed elegante grazie a una colorazione total black con qualche inserto di colore grigio. Partiamo dalla parte superiore dove troviamo una classica headband in plastica nella parte esterna e nella parte interna con una imbottitura in gomma con un rivestimento esterno in tessuto come i padiglioni, l'imbottitura dei padiglioni che abbiamo visto prima. Avremo la possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie tramite i classici step. Troviamo i classici dettagli relativi ai prodotti dell'Asus che caratterizzano un po' la cura da parte di Asus per i propri prodotti. Nella parte più esterna troviamo anche la serigrafia della scritta Republic of Gamers. Potete osservare, girare abbastanza i padiglioni per calzarli meglio sulla testa, quindi migliorare anche il comfort una volta indossate. Ulteriore dettaglio per le Fusion 500. Passando ai padiglioni esterni troviamo una superficie in plastica lucida che migliorerà sicuramente il design e l'aspetto estetico delle cuffie. Nella parte posteriore troviamo questa sorta di inserti in plastica trasparente da cui verrà irradiata l'illuminazione RGB gestibile tramite il software di gestione dell'Asus. Nel padiglione di sinistra, nella parte posteriore, troviamo il tasto per attivare e disattivare velocemente il suono 7.1 surround. Nella parte più bassa troviamo l'ingresso per il cavo micro USB, da connettere ovviamente poi al computer. Nella parte frontale troviamo invece del padiglione sinistro il microfono, che ha un inserto bloccante. Potremo aprirlo di circa 95 gradi, leggermente flessibile nella parte finale il microfono, un microfono di tipo digitale che migliorerà sicuramente le conversazioni. Nel padiglione di sinistra, una volta connesso, qui diciamo, verrà data la possibilità di skippare e gestire le tracce audio, quindi volume, avanti, indietro, pausa e avvio delle tracce stesse. I padiglioni nella parte interna sono dati di una ottima imbottitura. Qui troviamo i padiglioni con rivestimento in similpelle. Internamente troviamo dei driver da 50 mm che sono degli Asus Essence, a detta di Asus, che sono dei driver che in combinazione al DAC, l'amplificatore interno ai driver, miglioreranno sicuramente la qualità sonora delle cuffie stesse. Al momento sembra che non c'è altro da dire. Vi mandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com dove troverete come sempre ulteriori informazioni, immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni e le conclusioni circa questo nuovo prodotto di Asus. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.